Il Pantheon. Il Pantheon è un tempio romano inusuale, sia perché è dedicato a tutti gli dei, sia per il fatto che ad una parte anteriore di tipo greco accosta una cupola che è la più grande cupola in muratura dell'antichità. Al centro della cupola si trova una apertura di forma circolare, chiamato oculo di circa 9 metri di diametro. È l'unica fonte di luce assieme alla porta. La parte interiore che ricorda un tempio greco ha un pronao sormontato da un timpano triangolare. Fu fatto costruire dall'imperatore Adriano nel 126 d.C. su un preesistente edificio voluto da Marco Agrippa nel 27 avanti Cristo. Nel gennaio del 1878, in occasione della morte del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, il Pantheon fu scelto quale dimora delle fanne dei reali d'Italia. Attualmente accoglie le spoglie mortali di re Vittorio Emanuele II, re Uberto I e della regina Margherita di Savoia, la tomba di un artista nel Pantheon. All'interno del Pantheon vi è la tomba di Raffaello Sanzio, Vittoria architetto italiano, tra i più celebri del Rinascimento. Facilissimamente.blogspot.it